giorno nel mondo diverse decine di migliaia di persone subiscono incidenti sul lavoro. Ogni giorno l'umanità paga alla civiltà delle macchine e al progresso industriale un pesante contributo di vite umane e di mutilazioni permanenti. In Italia ogni giorno lavorativo 6 persone perdono la vita per infortuni sul lavoro. Nel nostro paese nel 1974 sono stati denunciati oltre 1.500.000 infortuni e sintomi di malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. Anche Cairo Montenotte e i paesi vicini della Valle Bormida hanno pagato al progresso industriale il loro contributo di morti e di invalidi. Dal 1935, anno in cui importanti complessi industriali hanno moltiplicato le poche industrie cairesi, trasformando i contadini e gli artigiani della valle in manovali, operai specializzati e tecnici, diverse centinaia di persone hanno subito mutilazioni permanenti e oltre 40 hanno perso la vita negli stabilimenti della zona. La cittadinanza e l'amministrazione comunale hanno voluto ricordare il sacrificio dei caduti con un monumento che è stato inaugurato in occasione della celebrazione della giornata del mutilato e dell'invalido sul lavoro, alla presenza di cittadini, familiari di caduti e di invalidi, autorità e rappresentanze dell'ANMIL di Savona, Genova, Imperia, La Spezia e Alessandria. Il monumento è stato realizzato con un bassorilievo in bronzo montato su una stele di pietra arenaria delle cave della Valle Bormida dallo scultore e pittore cairese Giuseppe Scaiola, che ha ben interpretato il sacrificio degli operai della valle. Dopo lo scoprimento del monumento, Don Giovanni Parodi, vicario cooperatore della città, ha impartito la benedizione ed esortato i presenti a dire una breve preghiera per i caduti. Rappresentanti dei mutilati e invalidi hanno posto una corona di alloro. La cerimonia è proseguita nel salone della società operaia Mutuo Soccorso, dove tra gli altri hanno parlato il sindaco di Cairo Montenotte, avvocato Roberto Bracco, e il presidente della sezione provinciale di Savona dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro, Adelino Sangrali, i quali hanno ricordato il sacrificio dei lavoratori sulla via del progresso sociale e ha auspicato un miglioramento dei mezzi e delle norme previdenziali ed assistenziali.